Ultima edizione di Stadionese Studio, Marco Gullà, Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica del Palermo, ha parlato del ritorno di Rosanero in Serie A, elogiando il lavoro svolto da Giuseppe Iachini alla guida della squadra. C'è stato un impegno del presidente Zamperini e un gran lavoro di Iachini che ci hanno permesso di chiudere alla grande il campionato di Serie B, ha detto Perinetti. Siamo molto soddisfatti e adesso dobbiamo fare bene assolutamente anche in Serie A. Notiziario Palermo Calcio, i giocatori hanno proseguito ieri mattina gli allenamenti in vista della sfida contro la Ternana. Dopo alcuni esercizi di carattere atletico, Iachini ha diviso la squadra in due gruppi che hanno alternato lavoro tattico in campo ed esercitazioni in palestra. La seduta si è poi conclusa con una partita a metà campo che ha coinvolto l'intera squadra. Roberto Vitiello e Samir Wicani si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Assente Lazar, impegnato con la nazionale marocchina che sfiderà fra sabato 24 e mercoledì di 28 le rappresentative di Mozambico e Angola. Quella del Palermo nella stagione che si avvia alla conclusione è stata una cavalcata esaltante, impreziosita da una promozione in Serie A arrivata con largo anticipo. Lazar, uno dei punti di forza della squadra di Iachini, ha svelato i segreti della squadra che ha dominato il torneo cadetto. Queste le sue parole: grazie a Dio siamo riusciti a vincere il campionato di Serie B con 5 giornate di anticipo, ha detto Lazar. La squadra ha saputo mantenere lo stesso ritmo e ha disputato delle ottime partite. Posso dire che il nostro segreto è la continuità. Ezequiel Muñoz, parlando della stagione che si sta per concludere proiettandosi sul imminente futuro, parla così: la B è molto diversa dalla Serie A, ma sono migliorato tatticamente. Vengo da un calcio dove era tutto diverso, ho imparato tanto, soprattutto quest'anno. Vorrei che Perinetti restasse. Tutti sappiamo come lavora, è un grande professionista, ma io gioco a calcio. A queste cose pensa la società. Per il prossimo anno spero in un Palermo competitivo che lotti per qualcosa di importante. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.